14:49 minuti primi, torniamo su queste note dei Cream, caro il mio Nicolò Ballarin, scelte da Paolo Piccinini in onore di Eric Clapton, pensa un po'. No, grande, un po'. Grande traccia, mio caro Angelo Papi, questa è La Città nel Pallone, Radio Yes 99.8, quindi il programma sportivo della capitale. Ci eravamo ripromessi, ecco, di collegarci con chi di calcio sicuramente ne ha giocato più di noi e ne sa più di noi, così che diamo anche il buon pomeriggio all'ex giocatore sia del Bologna che della Roma, Massimo Marazzina. Massimo, ben trovato. Ciao, grazie, buongiorno a voi. Benvenuto, possiamo darci del tu? Beh, sicuramente, certo. Ok, perfetto. Ci permettiamo. Ci permettiamo. Parlavamo, guarda, anche prima con il direttore generale del Bologna, Roberto Zanzi, per analizzare un po' la gara di domenica allo Stadio Olimpico. Ti chiedo subito come la vedi, come parte sia la Roma che il Bologna. Ma credo che la Roma parta con tutti i pronostici del caso, visto che comunque arriva da una bella vittoria. Ai giocatori che sono stati in nazionale, che comunque hanno fatto bene, al di là che Osvaldo non ci sarà, credo che giochi in casa, ha entusiasmo, la prima partita in casa non l'ha fatta benissimo, al di là del risultato, però credo che la Roma parta con i favori del pronostico, insomma. Per quello che riguarda, ecco, il Bologna di Pioli non è andato bene nelle prime due uscite stagionali, c'è anche chi critica il tecnico, a mio avviso molto preparato, uno dei migliori nel paese nostrano. Ti chiedo come vedi i Felsinei. Ma ti dico onestamente, quest'anno io credo che si siano un po' indeboliti confronto all'anno scorso, perché hanno perso tra squalifiche, vedi Portanova o cessioni importanti dei giocatori cardine che l'anno scorso comunque hanno fatto la differenza. È chiaro che il Bologna ogni anno deve lottare, quest'anno sarà molto dura, ma insomma criticare l'allenatore adesso in Italia è un po' tutto strano, il calcio da adesso, non si ha più pazienza, criticare l'allenatore dopo due giornate. Ha perso due partite, però è il Bologna, il campionato che deve fare è quello di salvarsi all'ultima giornata, credo soprattutto quest'anno. Convieni, ecco, Massimo, con me nel dire che Pioli è preparato? Perché comunque ci sono molti tecnici che si affacciano al massimo campionato con poca gavetta alle spalle. Mi viene in mente il nome, ecco, di Stramaccioni, l'allenatore dell'Inter. Pioli comunque di gavetta ne ha fatta e anche molta. Ti chiedo come vedi questo guardiolismo, ecco, passami la parola, e soprattutto un commento proprio tuo personale su Pioli. Ma io credo che Pioli comunque sia un tecnico, ma per allenare comunque bisogna essere preparati, perché comunque devi studiare, devi aver fatto comunque a suo modo, chiunque fa la propria gavetta, fa il proprio tirocinio, e quindi di sprovveduti in giro non ce ne sono. È chiaro che la fortuna deve essere dalla parte tua, devi avere la fortuna che la società ti compri i giocatori, devi avere la fortuna che non ti vendano i giocatori importanti come il Bologna, purtroppo anche per esigenze di bilancio ha dovuto fare, perché non dimentichiamoci che comunque ha perso Raggi in difesa, ha perso Portanova in difesa, e una squadra che si deve salvare, come si dice, primo non prenderle, se tu perdi due giocatori così importanti, ha perso Mudingai a centrocampo, sai, poi non è facile sostituirli. Sì, un bel blocco è partito. Ha perso Di Vaio, e quindi sai, voglio dire, non è facile per chiunque. Soprattutto per una squadra come il Bologna, che di tasso tecnico non ne ha tantissimo. È arrivato Gilardino, però è arrivato da poco tempo. Quella di domenica sarà la sua prima partita, quindi diamo tempo all'allenatore di creare la amalgama giusta. Assolutamente, Massimo. Invece, venendo alla Roma, per quanto riguarda la squadra giallorossa, visto che tu insomma sei stata anche una punta importante in Serie A, volevo farti una domanda proprio da un punto di vista tattico. Si parla di Osvaldo e Destro, anche in nazionale li abbiamo visti ieri all'Opera. E Osvaldo sta giocando da punta centrale, da centravanti anche con Zeman, con Destro adattato sull'ala nel 4-3-3. A tuo avviso, meglio Destro come centrale, viste anche le caratteristiche fisiche e tecniche, con Osvaldo che può giocare largo, o viceversa? Chi dei due può adattarsi meglio? Ma io credo che Osvaldo, visto adesso il suo periodo di forma, è meglio che giochi più vicino alla porta possibile. Bisogna sfruttare adesso il fatto che comunque lui sta bene fisicamente, mentalmente soprattutto, e gli escono magari delle cose che prima non pensava neanche che gli potessero uscire. Bisogna sfruttare questa sua, diciamo, anche sfrontatezza, nel senso, perché adesso bene o male è cosciente dei suoi mezzi. Sicuramente bene o male sono giocatori simili, è chiaro che mettere uno all'esterno o l'altro, sicuramente perdono perché non hanno le caratteristiche come potevano avere i tre attaccanti l'anno scorso che Zeman aveva a Pescara. È chiaro che non sono degli esterni a mio modo di vedere, e quindi se vogliono giocare assieme qualcuno dovrà sacrificarsi, però non credo sia il loro ruolo quello.
poi sai, per giocare il fatto magari di far bene all'inizio ti porta anche a chiudere un occhio. Ci si adatta, diciamo. No, sì. Assolutamente. Con l'occhio clinico della vecchia punta navigata da Serie A, Mattia Destro è veramente, come lo definiva anche ieri Beppe Tossena in cronaca, uno dei migliori in Europa nell'attaccare la profondità? Ma sicuramente sì, anche perché, voglio dire, se l'hanno preso, per tra virgolette, il gioco di Zeman, che è soprattutto attaccare la profondità con il lancio in verticale, certo. A Roma non sono degli sprovveduti, perché comunque anche quando hanno preso Sbaldo tanta gente ha criticato il direttore sportivo Sabatini, ha speso troppi soldi, è stata un grosso azzardo, però finora è stato ripagato. Mm-hmm. Finora è stato ripagato. Chiaro che sono due giocatori giovani e la Roma dovrà sicuramente fare affidamento su di loro, perché vuoi non vuoi le fortune di una squadra passano per gli attaccanti e da Francesco Totti. Certo. Ecco Massimo, proprio a Francesco Totti volevo arrivare. Sono passati circa 10 anni da quella tua esperienza nella Roma, quei 6 mesi di quella squadra, sono praticamente rimasti solo Francesco Totti e Daniele De Rossi, per il resto è cambiato praticamente tutto, non è rimasto solo l'Olimpico, Trigoria e la maglia tra virgolette. Volevo... Beh, detto così sembra proprio l'età della pietra, Volevo chiederti, uno, come ti sei trovato a Roma, le emozioni che hai avuto e vissuto all'ingresso all'Olimpico, e poi un ricordo di Francesco Totti e di Daniele De Rossi di quei 6 mesi di Roma. Ma ti dico, purtroppo, tra virgolette, sono arrivato forse nel posto giusto al momento sbagliato, perché sono arrivato, diciamo, l'ultimo giorno di mercato, quindi sono arrivato praticamente il 1° di febbraio. La Roma era, diciamo, fuori da tutte le competizioni, gli era rimasto solo la Coppa Italia, quindi non c'era più quel sangue, no? Quel veleno che devi avere per far sì che tutto vada bene. Poi sai, arrivare a metà anno in una squadra dove magari c'è un po' di fatica, dove si fa un po' di fatica e dove magari gli obiettivi sono già tutti sfumati, è difficile per chiunque. Poi mi sono fatto anche male, quindi non ho avuto purtroppo le occasioni per far bene. Onestamente, quando sono arrivato io pensavo di far bene, insomma, visto tutto l'ambiente che c'era intorno, i compagni con cui dovevo rapportarmi e giocare, però purtroppo non è andato bene. Ma niente, un ricordo, comunque ho conosciuto della gente, delle persone fantastiche. Daniele De Rossi è stato il mio compagno di camera quando eravamo a Trigoria, era proprio ragazzino, insomma, era agli inizi della carriera, quindi sì. Diciamo l'ho tenuto quasi a battesimo in camera. Aveva 20 anni, aveva, nel 2003, sì, era appena ventenne. Esatto, eravamo compagni di camera a Trigoria. Mm. E niente, vabbè, insomma, di Francesco, niente, no, tra virgolette, un'amicizia che si è consolidata negli anni, visto che comunque poi ci siamo trovati sempre a giocare contro, quindi ma, insomma, non lo devo scoprire io, un bravissimo ragazzo, tranquillo. Allora, guarda, caro Massimo, prima di concludere questa intervista, due domande. Una sugli ultimi acquisti in casa giallorossa. Sappiamo che sei molto amico di Federico Balzaretti. Come l'hai visto e cosa può dare a questa Roma secondo te? Ma Federico, bene, penso sia uno dei migliori difensori, può giocare a destra e a sinistra. Io l'ho conosciuto quando sono andato a Torino. Tra l'altro abbiamo avuto anche la fortuna di vincere un campionato e anche lui lì era poco più che ragazzino. Insomma, si affacciava per le prime volte, diciamo, al calcio, quello che conta. Ma niente, ci siamo sentiti quando lui era un po', tra virgolette, era tra Napoli e Roma, tra l'altro io ero negli Stati Uniti, quindi abbiamo conversato anche poco quel periodo, però ho cercato di spingerlo qua a Roma, quindi un pochino di merito me lo prendo io. Noi ti ringraziamo allora di questo, perché... No, beh, al di là delle cose, insomma, futili, delle battute, sono contento che sia venuto qua, perché è piazza importante, è un giocatore importante, quindi sicuramente farà bene. Come ho detto, può giocare a destra e a sinistra, quindi penso che la Roma abbia preso non un giocatore ma due. E l'ultima, guarda, domanda, torno sulla sponda quella rosso-blu, cioè sul Bologna, visto che se ne è parlato anche molto tra ieri e oggi, sulla posizione in campo di Diamanti. Se l'hai visto giocare ieri sera, è un trequartista, è una seconda punta, e se è realmente un pericolo per la nostra Roma? Ma che possa essere un pericolo, sì, perché comunque è un giocatore importante, è un giocatore che ha segnato e che sa segnare. Ma bisogna vedere... Perché comunque, sai, nelle squadre che devono salvarsi, il ruolo del trequartista è un po' difficile da collocare. È chiaro che se gioca Gilardino, lui dovrebbe cercare di girargli un po' attorno, perché Gilardino è il classico centravanti, quindi dovrebbe agire, credo, più da seconda punta, perché giocare con un trequartista e due punte per il Bologna penso sia adesso abbastanza prematuro. Giocare con acqua fresca, Gilardino e in più Diamanti dietro le punte. Può essere un po' troppo. Secondo me sì, visto che comunque ricordiamoci che c'è 0 punti, adesso
è inutile giocare bene, ma bisogna far punti, bisogna cominciare a far punti. Massimo, nel salutarti ti chiedo, per quanto riguarda la tua carriera professionale, al momento, al di là di vederti come opinionista dagli amici di Sport Italia, cosa c'è nel tuo futuro? Ma mi dite in quello, guarda, sono da 4 mesi sono diventato, adesso faccio anche il papà, ecco, sono nate 2 gemelline. Allora quindi... auguri. Ciao, grazie, ho 2 marcatori belli, belli stretti, da difficile svincolarsi. Portali a Trigoria poi. Sono 2 bimbe quindi, no, mi è andata male, non posso giocare a pallone con loro, mi devo andare con le Barbie. Però insomma adesso sto facendo il mambo, sì, insomma sto vedendo un po' che fare, mi sto guardando intorno, dai. Bene, bene, allora noi attendiamo anche degli sviluppi per quanto ti riguarda. Intanto ti ringraziamo, ti auguriamo un grazie buon pomeriggio e ci sentiamo presto. Grazie a voi, un buon pomeriggio a tutti. Un abbraccio, grazie. Ciao Massimo. Salutiamo Massimo Marazzina, ex bandiera del Bologna ed ex giocatore della Roma. A te Matteo.